proprio espressione di leggi matematiche, qualche volta è più espressione di coincidenze. Però anche contribuiscono in un caso a e poi continuiamo.
vediamo che se lo facciamo per tante volte otteniamo questo numero che è 0,618. Osservate un attimo, guardate le cifre decimali, 1,600, 0,600, 1,666, 0,600, 1,600, 0,600, e così via, fino ad arrivare a 1,618 e 0,618. Ecco un altro numero. Questa serie, questo successore di numeri, è tale per cui se dividete il numero successivo per il precedente, ottenete a prolungato infinito, questa procedura, un numero che è 1,100 insieme di cifre decimali, che sono 618, e se fate esattamente il reciproco, come si dice, cioè prendete invece il numero precedente e dividete il successivo, ottenete 0, ma guardate le cifre decimali, sono sempre le stesse. Legato al numero 9, perché dico questo? Perché il numero 9 è esattamente legato a questo valore che noi stiamo che ha come da vedere qui, nella serie, nella successione di Fibonacci. Un'altra cosa, che è legata sempre a questo numero, 1,618, è legata a quello che si chiama il rettangolo. Il rettangolo d'oro è un rettangolo particolare. È quel rettangolo per cui il rapporto tra un lato e l'altro è pari al rapporto tra questa suddivisione del rettangolo stesso. Ok? Quindi se vuoi fare questo rapporto è identico a questo rapporto, quant'è 1,618. Non a caso ho messo le carte di credito. Sapevate che le nostre carte di credito, con tutte quelle bellissime carte che ci danno sui mercati, pagano per solo il numero 9. Entrano perfettamente nel cofano di queste cose, sono anche belle. E c'è una novità particolare, guarda il fatto, cioè se mettete due carte di credito una accanto e accorgete che facciamo una diagonale con una carta di credito messa, diciamo così, in orizzontale, raggiungete l'altro posto della seconda carta di credito messa in verticale. Prova a fare, a presidenza. Un altro elemento, sempre da domani, legato a questa successione di numeri che portano questo numero. Riconoscete di nuovo il rettangolo, questo è sempre il solito rettangolo d'oro, sono le stesse proporzioni. Allora, abbiamo detto che possiamo suddividerlo in maniera tale che il rapporto tra la lunghezza di questa parte e quest'altra dia un rapporto legato al numero d'oro. Ottenete questo nuovo rettangolo, da questa parte un quadrato e da questa parte un rettangolo. Prendete questo rettangolo e lo suddividete una proporzione, un quadrato e un rettangolo. E poi continuate questo piccolo rettangolo, lo suddividete in un quadrato e un rettangolo. E poi ancora questo rettangolo piccolino, un quadrato e un rettangolo. E poi cosa fate? Cominciate a costruire dei quarti di circonferenza. Vedete? Questa e questa, in ogni quadrato. Qual è la figura che si ottiene? Una stilata. È una spirale in particolare, perché fa la spirale, o il campo spirale di Fibonacci, perché il campo? Perché tra un po' la vedremo in maniera sorprendente in situazioni in cui vedete che la matematica non c'è. Un altro elemento ancora più bello, quello che viene chiamato il pentagono spirale. Ci sono anche altri soldi che sono legati al pentagono stradale, ma vediamo questo, la proporzione tra questo è un pentagono, i cinque lati, e se unite, vedete, un vertice, no? Come successivo.
con quello successivo, riuscite a ottenere una stella e poi la conclusione di questo segmento, da questo vertice fino a questo punto, è esattamente in proporzione con questa base del triangolo di nuovo l'operatore. E se fate questo, vedo un altro dettaglio, vedete, a testa di tutto, la punta di piedi, che vi forma un'altra stella, e a sua volta, che è un piccolo pentagono, di nuovo con la punta verso l'alto, e con un'altra stella. Tutte queste, ripeto, tutti questi dettagli hanno questo segmento in proporzione alla base, che dà questo numero. Ritroveremo anche questo in un'espressione della natura. Chiaramente qua potete prendere puntato con questo, mettete qui e costruite invece un solido geometrico. Quindi volete discostare questo concetto, ma quello che mi interessa è definire questo dettaglio e soprattutto ricordarvi di questa stella, perché la vediamo lontana. Passiamo a vedere, lasciamo adesso la parte di puramente tecnica del suo sfiorato, per poter invece andare a vedere dove troviamo questi elementi che, ripeto, a volte hanno un sostegno scientifico, altre volte potrebbero essere indicati come due coincidenze, oppure possiamo vedere in un'altra maniera, come pura nostra ignoranza, perché in fondo ricordiamoci, la fisica spiega tante cose, ma spiega solo il 4% di tutto quello che dovremmo conoscere, quindi sappiamo solo dal punto di vista sociale di essere estremamente ignoranti, di non sapere. Se vi chiedessi, penso, cosa vedete in questa figura, adesso dovrebbe esserci quasi un coro, una spirale logaritmica. E non stiamo parlando di matematica, questa è la matematica. Caso, necessità per un equilibrio intrinseco della formazione della conchiglia. Rispondere rispetto, fatto sta che all'osservazione, quindi guardiamo un po' dal punto di vista di Galileo, osserviamo, c'è una spirale logaritmica. E la stessa spirale la possiamo trovare nella chiocciola della lumaca, o ancora sono stati fatti studi per vedere come un falco pellegrino punta la preda e scende in chiave. Beh, se è una spirale logaritmica. Strano, sì, strano, però questa è la situazione sperimentale. Il girasole. Tutti noi abbiamo visto un girasole, ne mangiamo i semi, è un piacere da vedere. E non ci siamo mai fermati a guardare come sono disposti i semi. Allora, se dal punto di vista, diciamo così, matematico, studiando la disposizione dei semi, si scopre che in effetti non abbiamo altro che un numero di bracci, se volete, che sono, se ricordiamo, 21 in un senso e 34 in un altro. Ora non so se nella sala c'è qualcuno che ha una memoria, ma quindi ve lo dico io, 21 e 34 stanno nella famosa successione di Fibonacci che abbiamo visto all'inizio. Erano due delle prime della successione di Fibonacci. E come si fa a costruire questi, come si fa a costruire? Rispondono questi segni. Effettivamente seguono una regola precisa, che è quella, la potete ricordare, pensate, la crescita in questa maniera, un primo segno di e poi un angolo di una certa ampiezza, che è da 137 gradi 2,5, e poi il successivo, poi 137 gradi 2,5. Quindi, muovendosi regolarmente, riescono a riempire e praticamente tutti i segni dal centro cominciano a disporsi nella forma del girasole. Il diagramma. Altra cosa un po' che ci perturba un attimo, perché ritroviamo ancora questi stessi numeri, cioè la proporzione nell'elica del DNA. Tra la larghezza del delta e
Questa attesa ovviamente vi dà uno sviluppo intero, utilizza ancora per noi delle serie di tecnologie. Chiaramente diciamo una cosa, la misura sperimentale è sempre quella che si chiama e quello che dobbiamo chiamare non di precisione, ma un'incertezza. Però il numero che si trova è molto vicino al 21 e al 34, che sono quei numeri che ritroviamo nella successione di novità in questo caso si chiama Epsilon ed equivale a 0,10 zeri oppure fare adesso che io sono esperta, perché sapete come fanno gli ortodontisti per sistemare, non so se sarà, magari c'è qualche professionista, per sistemare la relazione isolare, danno una formazione denti proprio in base a una promozione. E questo lo ritrovate non solo nell'arancio delle mani, ma anche nei piedi, ma anche pensateci un attimo. Se fate da poco la pressione, ma questa pelle non è più o meno 70-80, un numero abbastanza vicino al suo 1,618. In ogni caso, coincidenza, sì, diverse. Oppure semplicemente una stimolanza che si spiega bene. Comunque, fatto sta che cominciamo a vedere che effettivamente questo numero si trova in maniera ricorsiva anche in altre situazioni. E c'è un gruppo che proprio è un gruppo maschile facciale, quindi si occupa proprio di estetica, di costruzione di corpi, che ha sviluppato proprio con dei problemi matematici, come vediamo direttamente, ma ha sviluppato quella che viene chiamata maschera di bellezza. Ora, non so se si riesce a vedere, qui ci sono tanti tratti, ognuno di questi tratti in rapporto uno con l'altro, cioè se io faccio questo tratto con l'altro, per questo numero, uno di questi tratti. E questa maschera viene, può essere adattata alle diverse linee. Cosa fa questo gruppo? Praticamente ha creato questa maschera e dopodiché hanno fatto questo studio cercando di vedere l'angolo di fotografia delle persone e chiedendo, a seconda delle etnie, ovviamente noi diciamo, per esempio, gli asiatici che vengono bene, forse per noi vengono bene, cioè sono campi di bellezza completamente diversi, ma sono state selezionate da queste fotografie, a seconda delle diverse etnie, i soggetti che venivano considerati belli. E a questi soggetti sono stati applicati questa maschera matematica e si è visto che effettivamente erano quelli che rispondevano in maniera più regolare a questa maschera. Magari voi l'ho letto, questa è stata una notizia che è uscita su tutti i giornali da tempo fa, di George Clooney, che è considerato l'uomo più bello del mondo, questa volta non semplicemente perché è eletto come quello che conosce, diciamo, nel senso che effettivamente il viso di George Clooney è uno dei più visi che risponde di più a questi canoni, a questa realtà, di questa maschera. C'era una cosa che ci fosse per dire se volete vedere i se volete vedere io ho fatto proprio la nostra se volete vedere i c'è questo